Ma se trovassi l'ultima, almeno si staccherebbe da quella, non so dove andare. Di questo è anche me. Ah, questa è l'ultima che però ho sostituito un disegno, vedi, questo è diverso da quell'altro. Ma questo li fai direi senza matita? No, no, questo l'ho fatto con la matita. Ah, ok, assicuro. No, no, perché comunque c'è un flusso di lettura che se scazzo non funziona. No, non è questa, comunque questa è bella. Anche questa mi piace a me. Si finisce. C'è questa. Questa l'ho scartata. Guardate al colore, non lo trovo, che cazzo l'ho messa blu. Questa l'ho scartata. Ah, era questa l'ultima del capitolo. Questa. Poi ci vanno i bordi bianchi. Non so se riesco a farla. E soprattutto devo anche cambiare l'acqua a pesce, perché sennò. Allora. Allora, a che punto siamo arrivati? Siamo arrivati a pagina 102. Essendo io un pigrone, mi ritaglio un pezzo di carta così, che è il formato della pagina, poi la metto sul foglio e ce la spiccico così, così non mi stavo tar cazzo con le righe e robe del genere. Questi sono i segreti del mestiere. Voilà. Cosa faccio? Ruzzolo a tre o faccio una cosa intera? Ho dimenticato quanto può essere crudele la pelle degli alberi. A giro pagina una intera, un'altra intera e poi vado a tre. Oppure giro pagina e vado a tre. Oppure vado a pisciare. Sta carta non funziona tanto bene, a dire, faccio dei cieli, ve li mozzafiato. Io esco da lì, no? No, io provo a fare la striscia, poi semmai io le butterò sti cazzi. Io e te, lo stesso pensiero. Se vuoi
volete fare gli acquarelli veramente mozzafiato, dovete sempre cantare canzoni di Renato Zero. Renato Zero, the famous Italian singer, Renato Zero. Ecco, quello è il trucco. Questo è il trucco. So che ogni anno c'è un trucco diverso, ma quest'anno il trucco è Renato. No, vabbè, qui non sono un'idea di cosa cazzo stia facendo, capito? Quindi le probabilità che non venga nulla sono in questo momento alle stelle. Però bisogna avere fiducia nell'acqua. Anche se non vorrei una pianura, vorrei dei boschi e di montagne. Per favore, se è possibile averli. Dove sei? Giallo, però giallina, perché se no se ingiallisci il mondo in questa maniera, aiò. Non sta a venire, vabbè, perché ho scazzato, di almeno un'idea di paesaggio ce la potevo avere invece di andare completamente di mono a mente fantasiosa. Ho fatto il furbo, pago. I did the furb. Ho fatto il furbo, pago. Ho fatto il furbo, pago. Troppi bianchi, troppi vuoti, non hanno senso, non c'è la luce qui. Forse sì, lascia.
forse la vedi qui con le estrazioni dentali. Una legnata celeste. Tipo questa. Tipo questa. E poi mi serve una legnata frontale sull'asciutto. No, legnata. Sul bagnato, piove sul bagnato. Proprio effetto di ciruzzolo sopra, e poi sull'ultima invece deve essere una cosa che definisce un po' di più il paesaggismo. Questa deve essere proprio una merdata, una roba super Ma per i paesaggi gli ispiri del paesaggio che vedi da qui di solito? Beh sì, quello lì dalla finestra è fondamentale, però oggi c'è il sole, capito? Invece questa roba lì a me è tutta una roba nebbiosa, per cui non funziona. Cioè, se faccio vedo lì viene detto Toscana bella, venite agriturismo 20 euro a notte. Invece se io ora fossi un aereino, no? Che passa sopra questo. Se io fossi un aereino. Diciamo che io sono un aereino, no? E sto passando basso sugli alberi. Su, forza a non seccare faccia di merda. L'ultima volta che ho fatto un tutorial d'acquarello video, un tipo mi ha scritto: non credo che ci sia bisogno di usare tutte quelle parolacce per dipingere. Ciao, non ti seguo più. Davvero? Ti giuro. Chiedo, sono un cazzo, uno che l'ho preso male perché dicevo le madonne mentre dipingevo. Che invece sono fondamentali per dipingere. Cioè, per me sì, però poi chi ne fa meno bene, meglio per lui. Solo che non me ne ero mai accorto di, cioè, mi sembrava di fare testi così tremendo. Ora però pare devi essere sfatto, te non credi di poter rimanere così. Ti farò una puntina che ti identifica come collinetta, ma non avrai più di questa da me, sappilo. Forse vale giusto un'altra collinetta tua cugina dietro. Che la devo fare prima, ormai. Ma perché asciughi subito? Perché l'acquarello d'estate è una rottura di coglioni, vedi? Perché asciuga prima dei tempi in cui gli servirebbe. Ora così dice, vai alle medie, chiedi ai ragazzi alle medie di fare una collina, eccetera, e loro te la fanno sì, forse io dovrei fare qualcosa di meglio.
Ora sto veramente facendo una cosa che non so fare manco col cazzo. Cioè? Voglio fare dei monti, un po' più monti, cioè sono andato su di altitudine. Ma io non sono abituato a questo. Se per volando io potessi dirti Dio. Oddio, a parte da Puane li conosco, facciamo tanti dischi. Da Puane li conosco. Da Puane in teoria li conosco, quindi forse in teoria dovrei anche saper fare qualcosa. Non sembra stia succedendo, però. Devo ricordare, non me ne ricordo. Come è andata il razzo? Vinto? Anche sì, anche no, un po'. L'ho comprato. Oh, brava. Non mi fa più far partire. Ah no, eri al massimo? Sì. Stupendo. I monti immaginari della mia mente, dove gli alpinisti ignari cadono giù. Sto cincischiando con boschetti perché so che non ho la capacità di affrontare questa parete rocciosa. Non ci mettere il lievito però questo. Non ci mettere il lievito questa volta. No. Non, Come no? Gli avevi planificato. Sta benissimo. Certo. Viva Mary. Forse è scaduto, no? Scadrà il lievito. Scadrà, ed è scade, sì. Non parlare di dettaglini gay. Sergheismo, vediamo se lo riagguanta, spieghiamo. Questo marrone, no, sarà allucinante, mi picchi.
No, boia, come picchi, cazzo, questo gatto di merda. Ci fosse un vetrino, un passaggino. C'è una palla marrone dove non si capisce perché c'è una palla marrone. Piccoli trucchi della serie, guarda qui. Non guardate qui, guardate qui. Wow, una palla marrone. Dopo papera che spuntano fuori. Esatto. Cercate la donna nuda. Qui che c'è una segheria, una zona industriale. Cazzo. Se ti albero proprio di buono fino lì, sicuramente. Cioè, se ti diventi morbida pelle degli alberi, seria. Cosa c'è che non va bene in questo? Che fa cazzo? Non è pace, più cala di vanto favore non potrà mai. Se riesci a reggere un po'. Se devi lottare un po' su. Sì. Solo che, cioè, fatti tornarci su in teoria è in contraddizione con l'acquarello stesso. Che in teoria le cose dovrebbero venire bene alla prima. Solo che se appunto vai a mente, devo improvvisi, sì, ed è casino. Vorrei provarci questa ghiazzata, questa è una cosa che in teoria non andrebbe mai fatta, volevo provare lo stesso. Questo begino dovrebbe essere un coprente quasi bianco, cioè quasi bianco, una terra coprente. Quando secca questa sparisce, sicuro proprio. Anzi, dimostrazione subito. È stato bello finché è durato, però io qui tipo un pallino ce lo metto. Invece ci sta che dato a clock, proprio a caccola di bue, qualcosa faccia. Come cazzo la sgomma fa un cinella questo? No? Vabbè, a parte che è verde, questo brightness in contrast lì che c'è questo più due sui verdi che andrà a fanculo. Forse anche sugli shadows ce l'ha. 9, allora. Ciao. Ok, invece io come la voglio questa? Intanto vorrei lavorare sui livelli un secondo. Grazie. Che altro devo fare? Guardate.
Quindi in lettura diventa così. Sente pronto a affrontare il mondo esterno, sì. Ha dimenticato quanto può essere crudele la pelle degli alberi. Funziona. Bello.